Ok, allora in questo album, ecco, Nicola Garofalo, di Bronzo Magazine, in questo album c'è molta morale cristiana, ma anche la tua morale personale. Proprio all'inizio della tua carriera, quanto la censura ha influito sui tuoi testi e quanto oggi la tua morale influisce sui tuoi testi? La censura è comunque un aspetto deplorevole di un controllo, di un tentativo di controllo sulla cultura, perché poi questo non offende Renato Zero, ma offende proprio l'essere umano, perché voglio dire che il pensiero abbia la capacità e la possibilità di essere trasmissibile, quello credo sia un diritto inalienabile. Come è fondamentale lasciare queste testimonianze, lasciare che questa fisicità di un lavoro, di un percorso, possa essere in qualche modo documento definitivo di un passaggio. La censura a me, devo dire, ci ha provato in svariate occasioni, no? Beh, la violenza del tendone e della chiusura di Zero Lavi è stata una violenza totale, criminosa, lo dico ancora oggi con l'assoluta sincerità, onestà e come posso dire, convinzione. Però adesso devo dire, al giorno d'oggi, se devo fare ammenda a cercare di non mancare nella coerenza, nella sincerità, eccetera, il primo censore sono io di me stesso, quindi questo me lo riservo come un diritto fondamentale, perché non perché io tema di non essere complessivamente sincero, ma io penso che la sincerità debba essere anche in qualche modo indirizzata, perché noi abbiamo anche, dobbiamo considerare che quando cantiamo, quando portiamo un messaggio musicale di testo e di musica, dobbiamo anche pensare che questo messaggio va allo studente, va al pensionato, va alla donna, all'uomo, al diverso, cioè voglio dire, siamo consapevoli che comunque dobbiamo essere in qualche modo approdabili e comprensibili da tutti, quindi lì non è un fatto di censura, si tratta solo di essere abbastanza intelligenti e soprattutto generosi da non tralasciare nessuno all'appello poi di un riconoscimento di una verità o comunque di un messaggio che si mantenga sempre integro.